In tema di ordine pubblico, Vibo Valentia rimane uno dei luoghi di maggiore preoccupazione insieme al suo territorio provinciale. Risse tra i giovani, aggressioni violente, atti di vandalismo dal grave sapore simbolico come l'abbattimento dell'albero della legalità piantato dai bambini, tutto questo rappresenta motivo di allarme che è sociale. Come fare e cosa fare, ci si chiede, ed in questo senso il procuratore della Repubblica di Vibo Valentia, Camillo Falvo, chiama all'impegno e alla responsabilità della società civile, si impegna egli stesso direttamente a parlare e sensibilizzare soprattutto i giovani perché vi sia una reazione, perché non è possibile né giusto che la soluzione debba passare per una militarizzazione del territorio. Stiamo cercando di fare di tutto per diffondere messaggi di legalità. Abbiamo avuto un episodio terribile, che è quello dell'albero che è stato tranciato subito dopo l'albero della legalità. Noi non possiamo militarizzare il territorio, non siamo a Bogotà o a Caracas, cioè bisogna imparare a convivere e a rispettare le regole e a rispettare gli altri. Questo è il minimo indispensabile per la convivenza civile e soprattutto questi fenomeni rischiano di diventare un serbatoio per la criminalità organizzata, perché è chiaro che è più facile andare, diventa un vivaio delle cosche e delle organizzazioni criminali. Dobbiamo cercare di invertire la tendenza. Parlare ai giovani è fondamentale in questa attività e questo conta quanto e più della repressione, perché con la repressione, con la sola repressione non andiamo da nessuna parte.